Razza Nera, tribù di gente vera! Buon pomeriggio a tutti e a tutti e bentornata, bentornato qui sul canale del Marietto Milanista! Interisti seguono i napoletani insieme al nostro Carletto Pellegatti e sono già in volo per Istanbul. Questo è un video per culata per tutti, cioè per tutti, indistintamente, incredibile, incredibile che cosa muove una Champions League. Però ragazzi, voglio fare una premessa perché purtroppo dopo che ho fatto l'epic video, a differenza per esempio di quello che ho fatto già con gli interisti, con gli juventini in altre occasioni, perché ovviamente sono per noi le rivali storiche, però si è aggiunta il Napoli per ovvie ragioni, c'è stata questo quarto di finale di Champions League e la perculata, lo sfottò è naturale. Però una cosa è lo sfottò e una cosa è entrare nel personale. Tanti vasciaioli napoletani, che non sono i veri napoletani, il vero napoletano, un signore e sportivamente sa che abbiamo vinto 7-3 in 4 partite, meritatamente 2 vittorie, un pareggio, una sconfitta contro la più grande squadra che c'è in questo momento in Italia, che è il Napoli, quindi ancora più valore queste 7 pappine a 3 che vi abbiamo dato in 4 incontri tra andata e ritorno. Quindi ovviamente se io faccio questo lo faccio semplicemente perché c'è una gioia grandiosa per aver battuto, cioè se battevo la Juve non era la stessa cosa. Gobbo, sei pronto per stasera, eh? A Lisbona tutto a posto, passate il turno, vero, no? Ok, apro e chiudo. E quindi tanti permalosi, mamma mia come siete permalosi a Napoli, non si può dire niente, voi potete fare le class action per l'andata, per le ammonizioni, ma le fette di salame davanti agli occhi ce le avete? Le avete visti i rigori che non hanno dato a Krunic e Selemakers all'andata? O avete visto solo quello che interessa a voi, come i ciucci, come il simbolo che avete? Non è degno di una città come Napoli. Ti fate Turris, ti fate Fragolese, ti fate Puteolana. Il signor Napoli, i napoletani sono dei signori, ragazzi, non sono mica dei qua. E vi state dimostrando un pubblico inferiore per quelli che scrivono nel canale. Ma immagino che la maggioranza dei napoletani, essendo persone intelligenti e non dei cafoni, ovviamente sanno e riconoscono sportivamente che il Milan è più forte. Magari non lo dicono perché c'è un orgoglio di base a Napoli che purtroppo non sanno accettare le sconfitte, soprattutto perché erano troppo convinti già di passare il turno, e basta che vedete il video che ho fatto vedere ieri a decine di napoletani intervistati che già avevano il biglietto per Istanbul. Però al di là di questo, io voglio sempre ricordarvi che il calcio è la cosa più importante delle meno importanti. E quindi diciamo, ma fa due risate, ma prendetelo come uno sfottò, ma ve l'ho fatto vedere anche ieri, cioè io c'ho il cappellino, la maglietta, il pantaloncino del Napoli, che erano di mio padre, io ho grande simpatia per Napoli e napoletani, ma perché vado a raggiare così? Io non lo capisco, siete veramente permalosi, mamma mia che schifezza ragazzi, io vi pensavo più allegri, ma siete tesi, siete nervosi, ma che c'è a Napoli? Può darsi avete fatto troppe punturine, vi siete troppo sottoposti al Green Pass in questi anni e quindi adesso invece di andare a manifestare per i vostri diritti vi scaglionate nel calcio o ci scoglionate a noi youtuber? E fatta una risata, frate, se devi incazzarti vai in piazza per manifestare per i tuoi diritti, ma per diritti calpestati in questi ultimi 3 anni, fratello, fatta una risata e ridiamo insieme anche di questo, perché qua rideremo con voi, con gli interisti e pure con i milanisti, perché il calcio è questo, se lo prendi troppo seriamente hai dei seri problemi alla testa, figlio mio. Dai, iniziamo con o mia bella Madunina, ovviamente in omaggio alla semifinale tra Milan e Inter, e ci sono anche le parole scritte ovviamente in milanese e io ve la vado traducendo in italiano per coloro che ovviamente non lo capiscono, e poi
inizia il vero spettacolo. Quindi allacciate le cinture, mettete subito un like, mettete una bella iscrizione al canale, perché oggi ci sarà ancora da ridere. Quindi decolliamo insieme, partiamo e vai, forza! Milano, la mia città, nato il 14-3-78 all'ospedale di Niguarda. Io medesimo, anche se papà napoletano e mamma siciliana. Dicono che la canzone è nata a Napoli e certamente non hanno tutti i torti. Si capisce, no? Avranno cantato almeno un milione di volte. E mi auguro che nessuno si offenda. Se parlo un pochino anche di noi. Oh mia bella Madonnina, che brilli da lontano, tutta d'oro e piccolina. Tu domini Milano, sotto di te si vive la vita, non si sta mai con le mani in mano. Tutti cantano lontano, da Napoli si muore, ma poi vengono tutti qui a Milano. Che venite a fare a Milano? Che avete lì il sole, Avizzo, Mandolin e Yam Yam Ngop Yam Ya. Che venite a fare a Milano? Che avete solo la nebbia, solo la nebbia, avete solo la nebbia. Un solo grido, un solo allarme, Milano in fiamme, Milano in fiamme. Per coloro che si sentono sempre offesi su Napoli, i cori da stadio si fanno sempre da una parte e dall'altra, che piacciono o non piacciono. Basta che non entriamo in discorsi personali, come è successo con me nel video di ieri. E dunque passiamo a questo video epico di oggi, perché ragazzi, iniziamo da ieri, perché ora è Napoli chiaramente con il Milan, secondo me, penso io, per la carenza che c'è a Napoli, vincerà tutte e tre partite. C'è quella di campionato che la vinceremo tutte e tre partite. 0-4 per il Milan, 1-0 per il Milan, 1-1 al 93esimo Osimhene! Quindi totale in quelle tre partite 6-1 per il Milan. Non giocà al Bonolotto, è meglio. Don Bashka, me lo invento. Andate e ritorno nella Champions. Certo. E poi staremo a vedere. Sì. E ci ho fatto il biglietto dell'aereo per Istanbul. Bravo, bravo, bravo. Questo già l'avevo fatto vedere ieri, però oggi per ricordare, per prendere il filo da ieri tra Napoli, Inter e Milan, c'è sto aereo che si sta riempendo effettivamente. Ma passiamo avanti, dai. Sì, il destino. No, no. Ci porta al derby di Milano. Dai. Ecco. E se ha segnato Correa, sì? Inter vince la Champions League 2023. Cosa? Senti, l'hai detto? Me. L'ha detto? Scrivitela. Aspetta. Lo scrivo, aspetta, fermi tutti. Carta e penna, fermi tutti. No, aspetta, no, ma ho sentito bene o ho sentito male? Aspetta un attimo, ritorno indietro un attimo perché... Aspetta, no, magari mi sono sbagliato io, dai, no, non l'avrei detto, dai. L'hai detto davvero. No, poi, no, non te la prendere con me, eh. Io so che... non ti sono simpatico, anche perché faccio il buzzurro, che ripeto, il buzzurro nerazzurro non sei te, eh? Questo qua nasce da prima che ti conoscessi, dal Bologna Inter dell'anno scorso, di uno che è entrato nel mio canale e mi aveva scritto letterali parole che poi io ho tradotto facendolo diventare un personaggio, dove lui diceva uè zio, letterali parole scritte nei miei commenti al mio canale, uè zio, adesso noi andiamo a Bologna, facciamo i tre punti e din 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 din, il sorpasso. Poi il sorpasso Radu non ve l'ha fatto fare, ecco. Quindi non te la prendere te, perché io non ce l'ho con te, visto che stamattina indirettamente ho capito che è arrivato un video da parte tua nei miei confronti. Quindi mi raccomando, stiamo tranquilli e andiamo avanti. Allora, nonno, dicevi? Porta al derby di Milano. Ok, siamo al derby di Milano, dai. E se ha segnato Correa, sì? L'Inter vince la Champions League 2023. Un attimo, ripetiamo. Vince la Champions League 2023. L'Inter vince la Champions League 2023. L'Inter vince la Champions League 2023. E se ha segnato Correa, l'Inter
vince la Champions League 2023. Ok. Voi... Dai. Senti a me. Ok, ti sento. Scrivitela. Vai, no. Ecco qua. Scrivitela. Carte scrivitela. Vai. L'Inter vince la Champions League 2023. Allora, l'Inter vince la Champions League 2023. Ve l'ho scritto adesso, ok? Guardate bene, ho scritto bene? Giusto? L'Inter vince la Champions 2023. Oggi siamo a... Oggi che giorno è? 20? 20 di aprile 2023. Come diceva Massimo Troisi quando era nel film con Benigni, non ci resta che piangere, se non mi sbaglio, era quello il film, ricordati che devi morire, Massimo Troisi, aspetta un momento, ma me lo scrivo. Ecco, io me lo scrivo, non si sa mai, oh, magari ha ragione il nonno, però, ricordiamoci di questo momento, ragazzi, di questo momento, andiamo avanti. Adesso mi siedo, sì, mi rilasso, anch'io, con calma, sì, mi aspetto, sì, il 10 maggio, quando cazzo è, perché dobbiamo rompere il culo e dobbiamo andare in finale ad Istanbul, ok? Okay. Poi in finale non me ne frega un cazzo, del risultato non è retorica e non è mettere le mani avanti, no, mettile... non me ne frega un cazzo della finale. Non gliene frega un cazzo della finale. Allora, un altro che andrà a Istanbul. Si stanno riempendo i posti. Ragazzi, mi raccomando, fate veloci, perché questo aereo poi si riempie e anche gli alberghi si riempiono. Quindi, dai. Dai, forza. Si chiama Tucu Tucu Tucu. Chi è? Il figlio della Carrà. L'ha preso Malotta. Oh, è il figlio della Carrà, il Mustang. L'ha preso Malotta Malotta. Siamo in semifinale della Champions League dopo 13 anni, ci siamo, grande impresa, battuto una squadra fortissima, quel Benfica, e siamo in semifinale. Cos'è, Real Madrid, sei, Manchester City, sei, il Napoli, che è la grande sei, Napoli, seconda squadra sei, che dovrà vincere sta Champions, sei, secondo sei, i bookmakers. Ma non vogliamo uscire col Benfica. E chi l'ha detto? Insomma, avevate l'accoppiamento più facile di tutti. Poi ci vediamo in semifinale. Ci vediamo. Ci vediamo e quindi... No, no, aspetta, prima di arrivare a Pellegatti, perché questo è la parte forte. Aspetta un attimo, cos'è che hai detto? Inzuccio, ma a me piacevano i tuoi video, eri simpatico, facevi dei video divertenti. Allora, aspetta, cos'è che dici? Buonanotte a tutti, ci vediamo, no, vinciamo la Champions League, vinciamo la Champions League. Ed Erbi ed io, vinciamo la Champions League. Quell'altro lì che ci ammazzano, vinciamo la Champions League. Il nonno mi ha detto di scrivere Inter campione d'Europa, giusto? 2023, vincono la Champions League. Però attenzione, attenzione, perché Carletto Pellegatti, ascoltatelo. E derby ed io puntini di sospensione. E allora vi dico cosa ho fatto ieri sera. Che fatto? Indipendentemente dalla partita finita 3-3, l'avrei fatto lo stesso. Del il Milan in semifinale. Sì. E io ho prenotato l'albergo di Istanbul. Cosa? Aspetta un attimo. Io oggi ho problemi di udito oggi. Non aspetta un attimo. Cos'è che hai detto? L'albergo di Istanbul. Come? E io ho prenotato l'albergo. No, no, ma non perché sono così pronunzio. No. Presuntuoso. Dai, Carletto, io ti ascolto da Radio quasi, Peter Flower, eh? Quasi. No, non lo dire, per favore. Avventato. No, lo so che sei sempre moderato, lo so. Lo consiglio di farlo anche a voi. Oh, fermi tutti! Tutti! Forza! Mettetevi adesso nel web a fare tutti prenotazioni, andiamo tutti a Istanbul. Come va? Va, ci facciamo qualche giorno. Tanto è una bella cittadina. Mo ci va il Milan, ci va là. Napoli è già là.
Sono già là, stanno facendo appostamento la zona. Il Napoli è già là. Milan e Inter, vediamo. Rispetto a qualche anno fa, qualche anno fa, tanti anni fa, sì. Oggi prenotare l'albergo, sì, non è un problema, ovviamente, ovviamente tramite i siti, quelli che usate, che uso io sempre per prenotare. Dacci una dritta, dai. Dacci una dritta, Carletto. Non solo per le trasferte del Milan. Quindi, ma ho prenotato un albergo con cancellazione gratuita. Ragazzi, io capisco che aprile è un mese caldo. Capisco che stiamo entrando nel rush, non l'ex giocatore della Juve, Rush, nel rush finale, nella stretta finale di questo campionato. Però un minimo di moderazione, ragazzi, un minimo di moderazione. Vi prego, lo dico a tutti, milanisti, interisti, napoletani, vogliamo basso. Cioè, l'entusiasmo ce l'abbiamo tutti noi. Cioè, tutti abbiamo questo sogno di vincerla. Cioè, è inutile che io faccio... Cioè, non sono un ipocrita. Voi lo sapete che io do sempre la faccia, a differenza da vado in tilt anch'io. Quelle schifezze da tastiera che scrivono certe cose che non mettono neanche la loro foto sull'immagine perché sono delle tope di fogna. E ovviamente dietro lì una scrivania facendosi il segotto davanti a Pornhub sono tutti bravi a scrivere. Però dai la faccia, creati tu un tuo canale YouTube se pensi che qualcuno ti possa seguire. Non pensate che sia facile dare la faccia tutti i giorni. Ma se lo faccio, lo faccio con cognizione di causa. Ripeto, questo è un canale dove la satira, l'ironia, ma anche i ragionamenti, i momenti seri, dove si discutono su questioni importanti. Però io in ogni caso seguo il consiglio del nonno bastardo interista. L'Inter vince la Champions League 2023. Adesso entro nelle quote, me la vado subito a giocare. Ci metto un centone, io penso che almeno a 10 lo pagheranno l'Inter, non lo so, ditemi voi. Me lo gioco e così almeno se vince l'Inter mi vado a fare una vacanzuola. Vedete voi. Like, iscrizione, commenti in basso e abbonamenti per coloro che almeno Nucafè mi vorrà da 0,99 al mese al tuo marietto che ti intrattiene ogni giorno, altrimenti poi mi stuferò anche di fare questi tipi di video. Ah, tra l'altro, ho saputo che c'è qualcuno che sta cominciando a fare tipo i cinesi, copia e incolla di ciò che sto facendo io. Puntini, puntini, puntini. Sempre Forza Milan, ovunque e comunque. E noi ci vediamo qui a un prossimo videoprogramma. Ciao!